Ok, Christine, niente panico. È solo un regalo. Un regalo di mio padre. Chissà cosa c'è dentro. Chissà perché lo manda. No, ok, non mi interessa. Sono stanca di lui, non mi importa niente. Finisco il mio compito, poi lo butto dritto nel cassetto dell'umido. Però, no, non mi importa. Ok, forse sono un po' curiosa, ma non posso aprirlo. So già che me ne pentirei. Va bene, facciamo così. Lo apro, ma solo per curiosità. Guardo cos'è, poi finisco dritto nel cestino. Christine, dopo il nostro ultimo turbolento incontro, ho pensato sempre più spesso a te e a tua sorella. So di essermi comportato male e in questi anni non c'è stato un solo giorno in cui non me ne sia pentito. Credimi però, io vi voglio bene veramente e spero che un giorno tu e Catherine vorrete ascoltare la storia di come sono sparito senza dirvi nulla e del perché l'ho fatto. Spero che questo piccolo pensiero possa essere un passo avanti verso quel giorno. È vero, non ricordo molto di voi da bambine, ma ricordo bene che questi sono i tuoi biscotti preferiti, così come ricordo che li preparavo ogni settimana, nel weekend. E ci sono tante altre cose che ricordo. Mi auguro che un giorno mi darete la possibilità di dimostrarvelo. E di ricominciare da dove abbiamo lasciato. Con affetto, Dad.